bisogna tenere duro, ognuno deve fare il suo dovere fino in fondo. Lo dico a coloro il cui dovere è stare a casa, evitare di andare a fare la spesa 3 volte al giorno, farla magari una volta ogni 2, 3, 4 giorni quando serve, cercare di limitare al massimo tutti gli spostamenti. Lo dico invece a tutti coloro che sono chiamati ad uscire per andare al lavoro, primo tra tutti ovviamente i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i dirigenti della ASL, il personale di protezione civile, quello che lavora per procurare i dispositivi di protezione, quelli che poi devono andare all'interno dei reparti o all'interno degli ospedali, nei pronti soccorsi, insomma tutti coloro che sono chiamati ad uscire di casa e ovviamente, come si dice, con la preoccupazione che in questi giorni attanaglia un po' tutti, ma che con abnegazione e generosità lo fanno. Vale per loro, vale per le commesse dei supermercati che ringrazio, perché tutte le volte che vado a fare la spesa anch'io, come si vede, anche d'altra parte mi nutro e quindi le trovo sempre attente a rispettare le procedure di sicurezza, ma anche con quel sorriso che cerca di dare un piccolo conforto a chi esce da casa. Poi al personale delle forze dell'ordine che sta in giro a controllare, cercate di non farvi fermare perché siete a casa, perché come sapete violare le ordinanze è un reato penale grave e non è il caso di farlo per futili motivi, perché condannate delle persone spesso come dire, a cose serie per la loro salute. Quindi chiedo davvero la collaborazione di tutti. Dobbiamo fermare tutti coloro che non sono indispensabili, ma occorre che ci sia la consapevolezza che alcuni lavoratori sono indispensabili e che in questo momento la patria, il paese, li chiama a fare il loro dovere con coraggio e con abnegazione. Noi abbiamo bisogno che questo paese continui ad andare avanti, ognuno deve fare il suo lavoro. Qualcuno parla di scioperi, sento di serrate, dei benzinai, ecco, io le trovo francamente una cosa irresponsabile in questo momento, totalmente irresponsabile. C'è bisogno che chi si deve muovere, i camion che spostano materiale sanitario, il camion che porta la filiera alimentare, il camion che porta tutto quello che ci serve per comunicare, per questa diretta, le schede per questi telefonini, chi porta il carburante, chi porta l'energia da una parte all'altra del paese deve sapere che è un lavoratore indispensabile a questo gigantesco sforzo bellico che stiamo affrontando. È una generazione, la nostra, che non ha vissuto i disagi, i morti, i lutti della guerra, né della prima guerra mondiale né della seconda. È una generazione che non ha ricostruito questo paese, l'hanno fatto i nostri genitori e i nostri nonni, quelli che cerchiamo di salvare tutti i giorni nelle sale di rianimazione dei nostri ospedali. Ma per essere francamente degni della loro eredità non basta salvarli in una sala di rianimazione dove lavorano spesso altri, medici e infermieri a rischio. Bisogna essere capaci di essere anche generosi e coraggiosi nel vostro piccolo lavoro che lo Stato vi chiede di fare oggi. Direttore Prioli, è sempre un momento difficile, non accenna a diminuire l'emergenza coronavirus. Il punto sulla situazione ASL Imperiese, sulla situazione delle terapie intensive, dei posti letto in ospedale genericamente, qual è? Ad oggi la situazione è sotto controllo, abbiamo proceduto a riconvertire tutto l'ospedale di Sanremo, compreso il padiglione Borea e il pronto soccorso per la cura dei pazienti affetti da Covid-19. Oltretutto approfitto per ringraziare tutto il personale che sta facendo veramente i miracoli e comunque si sta impegnando al massimo per riuscire a garantire questa cura. Tutto l'ospedale di Sanremo ad oggi è riconvertito, i posti letto per quello che è l'andamento attuale sono sufficienti a garantire la cura ai nostri cittadini. Speriamo che i numeri, come sembra che sia in questa settimana, si possano stabilizzare per poi riuscire a vedere una prima discesa nella prossima. Ecco, c'è poi la situazione delle case di riposo. Chiaramente sono case di riposo gestite da strutture diverse dall'ASL, ma c'è preoccupazione da questo punto di vista. Si parla di numerosi decessi in alcune strutture. Che cosa ci può dire da questo punto di vista? State facendo dei controlli? State comunque collaborando in qualche modo con questi enti?
Assolutamente sì, è già presente un protocollo per diciamo, la cura e il trattamento di questi pazienti all'interno delle case di riposo. Proprio in questi giorni stiamo cercando di concretizzare un ulteriore protocollo che ci permetta di avere una maggiore collaborazione in questa fase con le case di riposo. Purtroppo insomma, queste strutture che ospitano le nostre persone anziane, che quindi sono quelle che possono avere maggiori criticità nell'affrontare questa malattia, non tanto come abbiamo sempre detto, per la malattia in sé, ma per la presenza di patologie pregresse che purtroppo rendono debole la risposta in questi casi. Quindi la situazione assolutamente è da tenere sotto controllo, diciamo, è critica dal punto di vista che sicuramente potrà esserci insomma, un'incidenza maggiore in questi luoghi dove sono concentrate persone, ripeto, che hanno criticità pregresse. Stiamo comunque, come dicevo, collaborando con tutte le case di riposo, sviluppando protocolli. Cercheremo di individuare anche qualche struttura che ci permetta di concentrare questi casi in modo da alleviare sia l'ospedale che le altre strutture da questo tipo di problema, ma insomma, vedendo anche di collaborare negli dispositivi di protezione e comunque in tutte quelle diciamo, azioni che possano permettere anche a loro di gestire meglio la situazione. Ecco, purtroppo a differenza dell'ASL che comunica giornalmente, ahimè, il bollettino di ricoverati e anche di decessi, in questo caso manca completamente una comunicazione. Insomma, non si sa nemmeno il numero preciso delle persone che vengono trasferite in ospedale dalle case di riposo e delle persone che purtroppo muoiono in casa di riposo. Io questo, come dire, non sono strutture che sono dipendenti direttamente dalla ASL, quindi chiaramente è poi una preoccupazione che deve essere dei singoli gestori. Chiaramente voglio ribadire che a parte essere molto vicino a tutti i familiari delle persone che sono decedute, che purtroppo avranno questo tipo di esito nei prossimi giorni, perché credo che sia la cosa più importante, è chiaro che poi è un dato che non deve allarmare, perché ce lo aspettiamo, purtroppo abbiamo visto anche nel resto d'Italia che una certa percentuale di mortalità a questo tipo di malattia ce l'ha. Sulla comunicazione questo devo rimandare chiaramente ai singoli gestori. Ecco, un'ultima cosa, problema dei dispositivi di protezione per gli operatori, perché la preoccupazione in queste ore c'è anche per chi sta lavorando per noi, sia negli ospedali che nelle case di riposo che abbiamo citato. Purtroppo è un problema concreto, è difficile reperirli, è difficilissimo trovare dispositivi seri di protezione. Sì, diciamo che sì, oggi c'è uno spiraglio, nel senso che stamattina o al massimo domani dovrebbero arrivare le prime forniture da parte del nuovo commissario nazionale Arcuri, che ha comunicato appunto l'arrivo anche per la Liguria di dispositivi che dovrebbero essere di qualità nettamente superiore rispetto a qualche fornitura che è stata fatta in questo periodo, che era assolutamente di qualità non sufficiente. Questo ci fa vedere, diciamo, un po' ci dà un po' di sicurezza nell'affrontare il prossimo periodo, sia come strutture sanitarie che come strutture sul territorio che avranno comunque accesso a questo tipo di fornitura. E chiaramente sono dispositivi indispensabili per la cura di pazienti affetti da Covid. Ecco, vale sempre per concludere l'appello di appunto rimanere a casa, rispettare le regole, cercare di girare il meno possibile solo per motivi assolutamente seri, indispensabili. Eh sì, abbiamo parlato prima di decessi nelle case di riposo, possiamo parlare anche purtroppo di decessi che diciamo che abbiamo anche noi nelle strutture ospedaliere, e questo deve farci pensare veramente come cittadini che lo stare a casa deve essere anche un gesto di rispetto verso le persone più deboli che possono avere conseguenze
maggiori nel contrarre il coronavirus. Pensiamo a quello quando magari ci viene voglia di uscire. Pensiamo ai tanti infermieri e tanti medici che sono impegnati quotidianamente nel cercare di affrontare questo problema. E magari con un pensiero del genere stiamocene a casa e facciamo del bene a noi e a tutti i nostri concittadini. 20 giorni che aspettiamo le mascherine, la mascherina. Ieri la Protezione Civile di Roma ha portato questi stracci qua, vedi stracci qua, che adesso noi in effetti non è che li buttiamo via, perché li usiamo per togliere la polvere, nel senso che c'è mucchi di polvere e cose. Questa qui è quella che noi dovremmo dare al nostro personale, ai vigili e al nostro personale dei servizi sociali, affinché possano svolgere il loro lavoro. Questo qui è lo straccio che ci hanno mandato, lo vedete qua. Giustamente non facciamo commenti, la situazione è quella che è. In bocca al lupo a tutti, venitemi a trovare, io sono qua, sono sempre qua. Vedete? Se avete bisogno di stracci, venite che ve ne do qualcuno. Questo servizio è rivolto a portare a conoscenza della comunità quali sono i servizi che in questo momento il Comune vuole far arrivare soprattutto alla comunità degli anziani che a Valle Crosia sono numerosi. Abbiamo più di 60 ultra novantenni, 151 ultra 85enni e 423 ultra 75enni. Allora, per quanto riguarda i servizi a domicilio, possiamo dire che insieme alla casa di riposo Zitto Mischi, insieme alla Croce Azzurra e col coordinamento della Polizia Locale abbiamo strutturato servizi come mensa domiciliare offerta dalla casa di riposo a 5 euro con consegna mattina e sera a domicilio di un pasto che comporta la scelta tra due primi, due secondi, frutta, acqua e contorno e basta. Poi per quanto riguarda la Croce Azzurra, servizi a domicilio come la consegna farmaci, medicazioni e bisogni, diciamo anche lì, spostamento per visite urgenti, impellenti che può avere la persona. E per quanto riguarda invece l'alimentazione, servizio anche a domicilio di spesa, consegna a casa. Il servizio è integrato con la polizia, diciamo, municipale, perché si rende spontaneamente disponibile a coordinare il tutto in maniera che non confluiscano troppe chiamate, magari alla casa di riposo oppure alla Croce Azzurra, che in questi giorni è abbastanza congesto il centralino. Quindi il numero è quello della Polizia Municipale e poi abbiamo anche al servizio della persona con i servizi sociali di un progetto che è la Chiamata Amica. Chiamata Amica è nato un po' di tempo fa, ma che adesso è quanto mai utile perché dà informazioni dirette al cittadino e consigli su non muoversi, le mascherine, un po' rinforza quelli che sono i consigli dati, diciamo, anche dallo Stato. E in questa chiamata si possono ravvisare delle necessità inespresse che si colgono e quindi in qualche maniera si può far fronte anche a ulteriori segnalazioni che non siano magari fatte da chi sa già come fare. In più, come comune abbiamo una diretta Facebook tutti i giorni dove diamo risposte precise a domande precise col sindaco e a turno i vari assessori. Quindi la comunità in questo momento ha a disposizione diversi servizi. Quindi chi ne ha bisogno non esiti a chiamare la Polizia Municipale, il numero appare sulle lavagne luminose in centro città e comunque è rintracciabile. Abbiamo coinvolto anche gli amministratori di condominio mandando a loro le varie missive della regione con i numeri utili e quindi a disposizione abbiamo anche la collaborazione degli amministratori. È
morto a Genova nella giornata di martedì Lorenzo Acquarone, 89 anni, originario di Ventimiglia, decano degli avvocati amministrativisti liguri, a lungo parlamentare negli anni 90, prima nelle fila della Democrazia Cristiana e poi in quelle della Margherita. Acquarone, per anni anche docente di diritto amministrativo all'Università di Genova, è stato stroncato dal Covid-19. Nel gennaio del 2016 presenziò in Corte Costituzionale la discussione dei ricorsi di un gruppo di avvocati in rappresentanza del Collegio dei ricorrenti genovesi contro la legge elettorale Italicum, che fu dichiarata parzialmente incostituzionale. Di recente, in veste di legale, era intervenuto anche nelle note e complesse vicende del porto turistico di Imperia. Profondo cordoglio per la scomparsa del senatore avvocato Lorenzo Acquarone è stato espresso da numerosi esponenti del mondo politico e giuridico della Liguria. Ieri un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inasprimento delle pene per chi trasgredirà, per chi non rimarrà a casa non avendo giustificati motivi per andare in giro. Il problema più grosso rimane però il fatto che oltre ai furbetti ci sono anche gli ignoranti, coloro che ignorano quasi ogni cosa perché non in grado di informarsi. Vi sembrerà impossibile, però è così. Ma non escludiamo coloro che non sanno interpretare le disposizioni e neppure riescono a stare al passo con i tempi dei decreti che si susseguono di giorno in giorno. Non sanno neppure degli alti livelli di rischio, dei malati, dei morti, degli ospedali in tilt. Sembra fantascienza, ma è tutto vero, anche se irreale. Ora scatteranno le multe, e anche salate, che arriveranno fino a 3.000 euro e dovranno essere pagate immediatamente, portafogli alla mano, al momento della contestazione della violazione. Sarà così, multa salata per infrazione al codice della strada, ma se la violazione appunto del decreto che vieta di uscire di casa sarà contestata a un automobilista a bordo della propria macchina, potrà essere aumentata di un terzo. Si conteranno furbetti e cretinetti? Sono settimane che informiamo sottolineando i pericoli per la salute e oggi aggiungiamo l'aspetto economico, che non è di poco conto. Dalla rassegna degli stupidi pizzicati dalle forze dell'ordine anche un ciclista amatoriale che ieri, lasciata al Bissola, ha pensato bene di pedalare fino a Ventimiglia. Sulla strada del ritorno a Camporosso le forze dell'ordine lo hanno fermato. Sapete come si è giustificato? Dicendo che insomma in fondo era solo, non era in gruppo. E ci sarebbe da ridere per non piangere, ma in questo caso il ciclista che ha fatto il furbetto, forse era solo ignorante, dovrà pagare, ma anche salato. Il leader della Lega, Matteo Salvini, avverte il governo. Per l'emergenza coronavirus bisogna mettere sul tavolo 100 miliardi o sarà scontro sociale. La gente, dice Salvini, si sta comportando in maniera eccezionale, ma pretende garanzie a partire dall'occupazione. I soldi promessi devono arrivare, ora, non tra due mesi. Servono garanzie di investimenti illimitati prima che si arrivi allo scontro sociale tra garantiti e non garantiti. Il resto d'Europa si sta muovendo con cifre enormi. Per quanto riguarda il debito che si andrà a creare, Salvini dice che il rigore e lo zero virgola hanno fatto dell'Italia il paese con la crescita più bassa d'Europa. L'emergenza ci impone di cambiare. C'è qualche sciacallo all'estero che sta aspettando di fare acquisti sotto costo di aziende italiane, il monito del capo della Lega. C'è chi approfitta del virus per fare guerra commerciale a prodotti italiani. Ci sono tonnellate di materiali sanitari bloccati alle frontiere, alla faccia dell'Unione Europea. Nel Consiglio dei Ministri di ieri il governo ha voluto inasprire le sanzioni per chi trasgredisce alle regole di contenimento con ampi spostamenti senza un valido motivo. La multa ora va da 400 euro fino a 3.000 a seconda della gravità.
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella sua massima misura. La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da 1 a 5 anni. Il Premier ha tenuto a precisare una decisione attuata dal governo ma che non era stata recepita nella maniera giusta da alcuni. A fine gennaio, ha detto Conte, abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale, un attimo dopo che l'OMS ha decretato l'emergenza dell'epidemia globale. L'emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio. Questo non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino a quella data. Tutti speriamo che possano essere allentate molto prima. I ministri finanziari dell'Unione Europea hanno dato il via libera alla sospensione del patto di stabilità. L'Ecofin, nel comunicato, dice che la severa recessione attesa quest'anno in merito al coronavirus richiede una risposta risoluta, ambiziosa e coordinata. Bisogna agire con decisione per assicurare che lo shock resti il più breve e limitato possibile e non crei danni permanenti alle nostre economie e quindi alla sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio termine. Il vicepresidente della Commissione Unione Europea, responsabile per l'euro, Valdis Dombrovskis, prima della riunione aveva dichiarato: questo strumento darà alle autorità nazionali flessibilità extra per indirizzare la loro spesa dove serve maggiormente. In pratica è consentita l'attivazione della General Escape Clause, clausola generale di salvaguardia del patto di stabilità che autorizza una deviazione temporanea dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine. I sindacati dei benzinai hanno deciso di chiudere gli impianti di rifornimento carburanti. Si inizia mercoledì notte con quelli della rete autostradale, compresi i raccordi e tangenziali, e via via tutti gli altri lungo la viabilità ordinaria. Lo annunciano in una nota FAIB, FEGICA, FIGISC, ANISA, in cui spiegano di essere soli e non più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria né la sostenibilità economica del servizio. A motivare questa scelta drastica sembra essere la mancanza di sostegno sia a livello sanitario che economico da parte del governo. Nella nota i sindacati, infatti, parlano di 100.000 persone in tutta Italia che hanno assicurato rifornimento di carburante nonostante la situazione e che risultano essere invisibili, date per scontato, indegne di citazione. Casa Juventus c'è un caso Daniele Rugani, almeno per quanto riguarda le tempistiche del tampone effettuato dal difensore bianconero. In un'intervista la fidanzata del calciatore, Michela Persico, ricostruisce il caso della positività al coronavirus del giocatore sostenendo che il tampone a Rugani per la ricerca del virus sia stato effettuato domenica 8 marzo, giorno di Juventus-Inter, e che l'esito gli sia stato comunicato il 9. Il club campione d'Italia contesta questa ricostruzione e fa sapere che la data del test è mercoledì 11 marzo. L'analisi sarebbe stata effettuata al mattino, il responso consegnato alla sera. Alle 23 dell'11 marzo la Juventus ha diffuso il comunicato ufficiale della positività di Daniele Rugani, primo caso accertato nella nostra Serie A. Chiesta nuovamente conferma di questa notizia, Michela Persico è emerso che, diversamente da quanto documentato nell'audioregistrazione dell'intervista di Gambino alla fidanzata di Rugani, il difensore della Juventus avrebbe fatto il tampone la mattina di martedì 10 marzo e sarebbe risultato positivo l'11 marzo, notizia confermata anche dall'agente di Rugani a TPI. Questa è la rettifica che si trova ora sul sito dell'intervista alla Persico. Il portiere dell'Aston Villa, Pepe Reina, potrebbe aver avuto il coronavirus. A rivelarlo è il calciatore stesso ai microfoni dell'emittente radiofonica spagnola Cadena Cope.
La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del coronavirus. Sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me, ha raccontato Reina, che attualmente vive in Inghilterra. Il portiere ha poi aggiunto: qui non si fanno test e questo non può che essere un problema, ma adesso sto bene. È dura, è come se mi fosse passato addosso un camion. Bruno Peres ha riconquistato la Roma. Nonostante la sosta abbia fermato tutto proprio nel momento in cui stava iniziando a prendersi il posto da titolare, dopo essere stato reintegrato di ritorno da un anno e mezzo di fallimenti nel Brasile, il calciatore con il suo impegno è entrato nelle gerarchie di Fonseca, che ha apprezzato la sua volontà ed è intenzionato a confermarlo per la prossima stagione. Il suo contratto scade tra un anno. Nella prossima annata farà ancora parte della rosa giallorossa e si giocherà anche la possibilità del rinnovo di contratto. Restare alla Roma è il suo grande obiettivo, sarebbe felicissimo della conferma. Con il tecnico portoghese si trova molto bene sin dal primo giorno ed è stato anche facilitato dal parlare la stessa lingua. Bruno Peres è riconoscente anche a Petrachi, che gli ha dato una grandissima opportunità e appena tornato lo ha messo di fronte alle sue responsabilità. La Roma così ha un acquisto in più. Secondo il CEO di McLaren, Zak Brown, la Formula 1 potrebbe ricominciare quest'estate, virus permettendo. Attraverso il profilo Instagram della scuderia britannica, l'amministratore delegato ha voluto lanciare un messaggio di speranza a tutti gli appassionati di questo sport. Ci sono piani in atto per iniziare in estate se il mondo ce lo permetterà. Spero che ciò accada. So che a tutti noi manca il nostro lavoro, ha affermato Brown, che ha spiegato anche che la Formula 1 e la FIA stanno lavorando molto duramente per fare in modo di poter cominciare in completa sicurezza, ma sempre quando il mondo diventerà un luogo più sicuro.